Allora, socio, voci di corridoio che dicono addirittura un Carmelo Anthony in maglia Lakers passando per Chicago, che secondo me 5 minuti hanno detto no, 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 tu vattene via subito. Commento. Dalla dirigenza dei Bulls mi sarei aspettato anche di peggio, dopo un Carmelo in ritardo di 7 anni con tutto il suo curriculum di maledizioni annesso. Però mi sento di sottolineare il populismo dei Lakers, che a breve probabilmente lo firmeranno. E io su questo davvero iniziamo benissimo, iniziamo perché il giallo già c'è, quindi dai, no, non andiamo oltre, va di sti tempi, no? Di par condicio. No, Allora, fa che dopo i Celtics diventa giallo-verde un'altra volta. esatto, Basta. che anche peggio, che anche Sì. peggio. Amiche e amici, allora bentornati a Super Basket. Parleremo stasera di tantissimi argomenti perché davvero ce ne sono, anche extra cestistici, ma comunque appunto andremo a fare un'analisi della 2, della Serie B, dell'Eurolega e dell'NBA. Ma prima il saluto, l'abbiamo visto poco fa, da parte del socio. Ben ritrovati amici di Super Basket, tanta tanta roba oggi. E stasera ospite molto molto speciale con cui parleremo davvero di tutto, Marco Di Egidio. Ciao Marco. Buonasera Lorenzo, buonasera Jacopo, buonasera a tutti. Allora, come appunto di rito andiamo a vedere praticamente partendo dalla Serie A2, in questo caso dal girone Est, che cosa è successo nella 17ª giornata. Era praticamente la seconda di ritorno, quindi vediamo i risultati e la classifica, eccoli qui. Si conferma la Fortitudo che strapazza Imola nel derby, 84 a 100 per i bianco-blu, vincono anche Treviso e Montegranaro. Il risultato che ci interessa nello specifico, ovviamente, la sconfitta dei Roseto Sharks a Cagliari. Ricordiamo che si è giocato a mezzogiorno e mezza perché poi si giocava la partita appunto della Serie A, c'era questa coincidenza. Comunque sconfitta da parte degli Sharks 87 a 77, altra partita che insomma l'ennesima che gli Sharks si sono giocati, ma ci sono stati anche brutti fatti nel post partita con contestazione da parte dei tifosi e soprattutto anche contatti. Si è parlato di addirittura cassonetti tirati ai giocatori e allo staff tecnico, ma ne parleremo tra poco. Andiamo a vedere quindi la classifica dopo la 17ª giornata. Comanda ovviamente la Fortitudo a quota 32, via via tutte le altre. Roseto, che adesso è una sorta di limbo, praticamente la zona retrocessione è a 2 punti, ma la zona playoff è anch'essa a quota 2. Ci sono di fatto nel giro di 4 punti ben 9 squadre. Campionato davvero pazzesco sotto tutti i punti di vista. Allora, prima di cominciare ed entrare nel vivo della nostra analisi, andiamo a vedere il servizio della partita tra Cagliari e Roseto, realizzato da Jacopo, e poi rientriamo qui in studio. Una sconfitta che fa male, a prescindere e senza entrare nel merito di quanto successo dopo l'ultima sirena. La prima di Roseto senza Busciati finisce 8-7-7-7 sul campo di Cagliari, che nonostante quanto si possa vincere dalla classifica, resta molto difficile, anche guardando l'andamento dell'ultimo mese. Non hanno trovato risposte gli Sharks ad un Mice devastante da ben 22 punti e ben supportato da Rullo. Non è bastata la solita precisione nelle scelte di Persson e la giornata giusta di Rodriguez per sopperire alla prestazione scialba di Sherrod, non solo dal punto di vista realizzativo. Lo strappo decisivo i sardi lo hanno messo a segno nel quarto periodo. Nel terzo si era segnato poco, mantenendo l'equilibrio recuperato dalla Hertz nel secondo tempo, dopo la partenza molto forte della truppa di D'Arcangeli. La precisione chirurgica al tiro di Cagliari ha deciso fondamentalmente la gara, con Miles che ha approfittato in attacco di un panopio volitivo, ma per ovvie ragioni sofferente sul lato difensivo, risultando il preludio alla tripla decisiva di Rullo che ha chiuso i giochi. Sul lato positivo da segnalare che il più 18 dell'andata vale a salvare tranquillamente lo scontro diretto, importante in una classifica talmente corta da lasciare aperto ad oggi ogni scenario, cercando, si spera presto, di ritrovare quella serenità che, guardandosi indietro di un solo anno, sembra davvero strano non avere. Allora, questa era l'analisi fatta appunto da Jacopo della sconfitta degli Sharks a Cagliari. Allora, Jacopo, entriamo nel vivo perché parliamo prima appunto del fattore tecnico, poi parleremo anche di quello che è successo nel post partita. Parlando del tecnico,
secondo me, l'ennesima partita, diciamo, della stagione. Cioè Roseto che se la gioca, poi andando a vedere comunque le percentuali di Cagliari, 68% da 2, 44% da 3, secondo me avrebbe fatto fatica anche la Fortitudo in questo caso, quindi era abbastanza complicato vincere con queste percentuali. Penso sia la classica sconfitta da bravi loro, se possiamo usare un termine. Bravissimo, proprio da campetto. D'accordissimo. È stata bravissima Cagliari, oltre che per la precisione al tiro nel mantenere al rimbalzo contro una squadra teoricamente più attrezzata come Roseto, la percentuale di canestri assistiti, come si può vincere proprio dal percentile, è stata molto molto alta. E in tutto questo comunque Cagliari non ha perso la sua identità difensiva. Roseto è stata dentro la partita per quanto ha potuto, poi nel quarto periodo, tra Sherrod non in giornata, una panchina più corta comunque per l'uscita di Busciati, non è riuscito a mantenere l'urto. Ci sta perché Cagliari è l'ultima in un campionato dove due punti fanno la differenza tra playoff e playout, ci sta perché è una squadra molto molto in forma e ci sta soprattutto perché in trasferta, e in A2 la trasferta diventa un fattore molto più pesante che in altre categorie. Un dato che poi hai detto giustamente, qui faccio intervenire Marco, è che soprattutto, ecco, la cosa importante in questo caso è che, visto, come ha detto Jacopo, che è un campionato, ma l'abbiamo visto anche in classifica, a breve andremo anche a rivedere con calma, è davvero un campionato pazzesco, un girone folle, in 4 punti ci sono 9 squadre, importantissimo in questo caso aver salvato la differenza canestri. Importantissimo, se non fondamentale, aver salvato la differenza canestri. E per tornare un secondo alla analisi che ha fatto Jacopo sulla partita, è un dato che aveva accennato e che vorrei riprendere, che per quanto riguarda gli assist di squadra, che secondo il mio modesto parere sono il dato che evidenzia in maniera più netta ciò che è stato per tutto lo finale, sono 18 i canestri assistiti di squadra per Cagliari e soltanto 5 i canestri assistiti per gli Sharks. Certo. Credo che questa disunione, questa è ciò che secondo me è stato il voler vincere la partita da soli sia stato l'elemento decisivo per la sconfitta dei bianco-blu, e credo che da questo punto di vista si debba assolutamente cambiare marcia in vista dell'altra partita importantissima contro Cento, e soprattutto perché, certo, parlare dopo la partita è facile sempre, però diciamo che in un ideale di basket, quando le tue percentuali, almeno le percentuali dei singoli, sono non eccellenti, forse il darsi più una mano anche solamente per smuovere la difesa e quindi far girare la palla e giocare più di squadra è sicuramente diventa fondamentale se vuoi provare a riprendere una partita. Ripeto, questo è facile da dire qui, Roseto ha una squadra molto giovane che quindi magari in questo caso ha mancato di quella forza mentale che ti permette di anche durante le fasi di gioco più calde, perché alla fine fino al quarto si sta sempre giocando, punto a punto, certo, di dire ok, per vincere questa partita ce la dobbiamo passare, non dobbiamo fare quello che viene chiamato hero ball, insomma. Marco mi ha dato un assist, Jacopo, perché? Perché Roseto, con la partenza che hai detto appunto anche tu poco fa di Busciati, di fatto ha ridotto ulteriormente l'età media, e qui stiamo parlando della squadra più giovane del girone est, secondo me, non so, dovremmo vedere anche il girone ovest, ma 22,8 anni di media, 4 rookie su 5 del quintetto base, ecco, nonostante tutto te la giochi, e secondo me Cagliari è una squadra più che rispettabile, perché ha dimostrato di essere una squadra forte, a due americani forti, Allegretti e Rullo, insomma giocatori esperti, anche qui secondo me è una sconfitta che ci può stare, una sconfitta anche soprattutto a testa alta, perché come diceva anche Marco, te la giochi sempre fino all'ultimo minuto. No, ma soprattutto non sia poi così allarmante questa sconfitta, nel senso che chi ci segue sa meglio di noi quanto Busciati, per usare un eufemismo, non fosse il primo violino di questa squadra. Esatto. Anzi, se a Roseto si può imputare qualcosa, dal front office al coach ai ragazzi, poi è proprio una mancanza fisiologica nel playmaking, per la quale si è pensato di risolvere il contratto col capitano e di muoversi poi sul mercato sperando che arrivi quanto prima un rinforzo. Ma non è questo il punto nella gioventù, il punto di Roseto, perché rookie come, faccio un nome, Bua, non ce ne sono molti in giro. Assolutamente, penso siano anche ambiti poi anche sì, da altre, sì, da altre società. Stiamo parlando di un settore giovanile come quello della Stella Azzurra, che vice campione se d'Europa, non è il leader nazionale o europeo, poco ci manca.
Assolutamente. Allora, parlando invece del, come dire, dell'aspetto extra cestistico, insomma, oltre l'aspetto tecnico, per dovere di cronaca dobbiamo appunto registrare un brutto episodio. Insomma, c'erano dei tifosi di Roseto, pseudo tifosi, insomma, fate un po' voi, che a fine partita, si parla ovviamente di una decina massimo di persone, 8-10 persone, insomma, hanno contestato pesantemente l'allenatore, ma anche appunto i giocatori, non solo però appunto parole o insulti, ma si è passati anche alle mani, con appunto il referto arbitrale che ha detto di un cassonetto lanciato contro sia i giocatori che l'allenatore. C'è stata anche un'aggressione all'assistant coach di D'Arcangeli, lo stesso Eboua, che insomma si è posto come difensore. Io, Jacopo, non volevo essere, insomma, cioè, direi anche del coraggio ce ne vuole, insomma, ad affrontare anche dei giocatori come Eboua. Comunque c'è stata poi una conferenza stampa. Otto non danno fastidio ad Eboua. Sopra la 15 puoi impensierirlo, esatto, forse. Esatto. Comunque, insomma, c'è stata la risposta da parte della società, ma anche poi in generale di tutta la comunità cestistica di Roseto. Quindi adesso andiamo a vedere praticamente il servizio. C'era per noi ovviamente il nostro Fabio Talamonti, che ha fatto le interviste ai massimi dirigenti biancazzurri. Vediamo. Si doveva parlare di sport, quest'oggi invece si parlerà di tutt'altro. Purtroppo è accaduto anche questo, e noi dobbiamo prendere, anzi abbiamo preso le distanze da questi 5 scellerati a beneficio del Roseto Sharks, della Stella Azzurra, di tutti i tesserati e di tutti i tifosi rosetani onesti. Anche perché, come dichiarato in conferenza stampa, nei prossimi giorni attuerete anche delle modalità con le forze dell'ordine. Sì, domattina ci recheremo in questura e prenderemo provvedimento verso queste persone. No, perché questi che vogliono offendere, non criticare, ma offendere i sportivi, la squadra, ieri sono stati oggetto anche i giocatori, no, di questi personaggi, non hanno alcun diritto di farlo, e anche a tutela dello sport della pallacanestro rosetana abbiamo deciso di mettere una parola fine nell'augurio che adesso tutti si diano da fare nella stessa direzione della società. Anche perché parlare esclusivamente di sport giova anche a tutta la città, squadre e staff. Certo, noi la nostra attività è preponderante verso l'attività giovanile, quella per i ragazzi, cioè, questo è l'esempio più deleterio che si può dare ai giovani. Quindi questi episodi sono da condannare, la nostra solidarietà va tutta alla squadra, allo staff, all'allenatore, eccetera, ma è arrivato il momento, ripeto, di mettere la parola fine a questi episodi. E queste appunto erano le parole dei massimi dirigenti del Roseto Sharks. Abbiamo sentito appunto il presidente Norante. Jacopo, io non vorrei dare troppo spazio, perché poi, come dire, gli si dà anche troppa importanza. Semplicemente quello che mi verrebbe da dire è una domanda: ma che volete di più? Riferito ovviamente, non stiamo parlando della comunità di Roseto, che ripeto si è schierata ampiamente contro questi fatti, ma davvero verrebbe da dire: che volete di più? Ma diventa difficile poi, quando si deve entrare non nel pensiero del tifoso, della società, della comunità, ma nelle modalità, dire qualcosa di più dell'ovvio, che poi è stato già ricordato dai diretti interessati. Ognuno è libero di scegliere se sposare o meno un progetto. Io ti parlo da teramano e ti dico che un progetto del genere pagherei di tasca mia per averlo. E oltre a questo, poi certe azioni vengono poi punite dalla legge e non serve stare troppo qui a commentarle. Marco, un flash anche su questo, insomma, su quanto detto anche dalla società, insomma, dagli Sharks in questo caso. Brutto episodio, perché davvero la stagione fin qui, abbiamo detto più volte, pregi e difetti, perché poi insomma le analisi ovviamente le facciamo senza problemi, però insomma fin qui davvero si può dire ben poco a una squadra che se la sta lottando e lotta fino alla fine. Sì, l'episodio, come avete detto giustamente voi, non dovrebbe succedere mai, soprattutto in uno sport come la pallacanestro, di cui noi siamo tutti appassionati e che comunque pochissimi casi, insomma, ne vediamo pochissimi, sì, di queste rispetto situazioni. Rispetto ad altri sport, altre situazioni, certo, offre poco spazio a questo tipo di episodi. C'è da dire che io non ero a Cagliari e quello che so, quello che sappiamo e quello che sappiamo noi ci viene da i tre comunicati che sono usciti: quello di Roseto,
quello della curva nord di Roseto, certo, e il, diciamo, il referto arbitrale che si è, diciamo, è venuto a conoscenza attraverso la multa. E io mi limito a esporre quelli che sono i fatti brevemente, e poi ognuno trae le sue conclusioni, perché purtroppo sono dei fatti che sono anche discordanti. Allora, Roseto dice, il Roseto Sharks dicono che ci sono stati, e anche il referto, che ci sono stati dei lanci di oggetti e degli insulti a staff tecnico e giocatori. E invece la curva nord, cioè il comitato curva nord, sostiene che la contestazione c'è stata, è stata anche accesa, quindi in parte confermano quindi che ci sono quanto stati detto, certo. Però dice che hanno anche aggiunto che in realtà pare, cioè pare, secondo la versione della curva nord, sia stato l'assistente di Arcangeli il primo a rivolgersi in maniera brusca nei confronti di queste persone, e che soprattutto non ci sia stato alcun diciamo insulto contatto, okay, con nei confronti della squadra, perché la contestazione comunque non, che questo me lo possono confermare anche alcuni miei amici che seguono gli Sharks, non si è mai orientata nei confronti della squadra. Come ho detto, noi è giovane, quindi non ha svolto, certo, e comunque certo, da sempre tutto in campo. E anche alla luce del fatto che comunque poi al ritorno tutti i tifosi che sono giunti in trasferta a vedere gli Sharks sono rientrati con l'aereo che riportava la squadra, quindi un volo charter che ha portato tutti, sia tifosi che squadra, e quindi giustamente dicono com'è possibile che ci sono stati tensioni vere tra tifosi e squadra, poi si è potuto ritornare tutti insieme e non siano uscite altre notizie. Certo, non siano successi altri. Questi sono i fatti, io poi mi limito a esporli, e ti ripeto, non ero lì, e quindi la questione comunque rimane ancora abbastanza oscura. Vediamo come saranno gli sviluppi. E vedremo infatti come saranno gli sviluppi. Allora adesso ritorniamo al basket giocato, andiamo a vedere praticamente gli highlights, quindi la top 10 della 17ª giornata e poi il prossimo turno. Scarica su Simo, stavolta può andare a schiacciare il più 2. Questo quarto qui, lotta tra Gersetti e Genovese che recupera il pallone, Mantova poi in morse, si porta a casa il ferro della Grana Padano Arena. Palla per Masciati che riapre ancora per Laganà, penetrazione, va Simons, stoppato Laganà. Tanto è qua, grazie a Cagliari, aveva metri e metri di spazio, poi non si arrende, va a inchiodare la schiacciata a due mani, impressionante dal punto di vista fisico. Prova a costruire qualcosa l'ex giocatore proprio di Udine, e lo fa, bel l'assist verso Morse, alley-oop che infiamma subito la Grana Padano Arena. Allora, erano questi appunto gli highlights, la top 10 della 17ª giornata. Allora, dalla 17ª andiamo a vedere adesso il prossimo turno, quindi la 18ª giornata, la terza di ritorno. Roseto che torna tra le mura amiche del Palamaggetti, vedete qui tutte le partite, e arriva 100, quindi in questo caso insomma si sta parlando di un vero e proprio scontro diretto. Tra l'altro Fortitudo Bologna Treviso non è la finale scudetto, ma insomma davvero qui operazione nostalgia verrebbe da dire. Jacopo, allora non parlando... ti posso neanche dare torto, no, assolutamente, anche perché insomma bella
una bella rivalità storica. Tra l'altro gli italiani, insomma, i biglietti sono andati esauriti già da lunedì praticamente. La società aveva già fatto il comunicato, ha detto non venite al palazzetto, perché al botteghino, perché non ce li abbiamo più. Non ci sono più. Quindi davvero si conferma, come dire, il calore della Fortitudo anche per questa appunto super sfida d'alta classifica. Ma tornando alla partita che ci interessa, al Palamaggetti Jacopo viene 100, che non dovrebbe avere, questa è una buona notizia, James White, ma che ha preso insomma un giocatore che è conosciuto da queste parti. Che a Roseto conosco, come sta la mano Giorgio di Bonaventura, classe 97, che dopo un calo del suo minutaggio a Latina ha optato per cambiare, per tornare nel girone est, quindi firmare con 100, sicuramente un innesto che porta intensità, difesa e buoni minuti per la compagine che domenica sarà di scena a Roseto. Hanno gli stessi punti in classifica. Hanno gli stessi punti di Roseto, per quanto poi si partiva con obiettivi ben diversi, ma come abbiamo detto questo campionato rende molto molto complicato fare qualsiasi tipo di gerarchia. Come abbiamo visto, Roseto ha perso l'overtime meritando forse qualcosa in più contro la Fortitudo, quindi non dovrebbe avere problemi di competitività neanche con 100, che da par suo ha già vinto più parecchie volte in trasferta, quindi non va assolutamente presa alla leggera, sperando che Roseto poi possa ritrovare la serenità che, ripeto, come detto nel servizio, a livello di classifica dovrebbe in un certo senso avere. E qui in questo caso, Marco, entra ovviamente in gioco il fattore tifosi, il fattore Palamaggetti, che sicuramente sarà fondamentale. Con 100, inutile dirlo, insomma, Roseto deve vincere per forza, perché altrimenti si andrebbe a complicare un po'. Sì, deve vincere per forza. E comunque ok, è stato un brutto episodio quello che abbiamo detto di Cagliari, però come anche ha detto il presidente Cimorosi, alla fine si tratta di 5 elementi e sì, non, sì, ma non infatti, rappresentano esatto, parliamo di una minoranza, è il tipo rosetano e che comunque sarà presente al palazzetto e secondo me si farà sentire come è sempre stato al di là dell'episodio, perché comunque appunto è un appuntamento fondamentale per il momento in cui arriva e per la classifica, come avete detto voi. L'assenza di James White è fondamentale, certo. Può spostare, cioè con certo. James White al seguito avrei, da tifoso, se fosse un tifoso roseto, avrei temuto un sacco, perché comunque sai, una sconfitta del genere a Cagliari, al di là di ciò che è successo dopo, ti demoralizza un po', e invece così sai, magari prendi un po' più di consapevolezza e pensi di potertela giocare come in realtà è, secondo me. Quindi io sono, diciamo, abbastanza positivo per ciò che potrebbe essere l'esito della partita, però non mi sbilancio più di tanto, anche perché purtroppo sono noto per essere anche abbastanza fallimentare nei pronostici, e quindi non, per rispetto dei tifosi Roseto che ci ascoltano, non mi esporrò più di tanto. Ma comunque esatto, è anche un campionato di per sé folle, sì, tra virgolette, sì, sì. Quindi comunque in bocca al lupo ovviamente agli Sharks. Allora, siamo arrivati al termine della prima parte, quindi siamo al primo time out, andiamo in fascia pubblicitaria e poi di nuovo qui a Super Basket. Bene, rieccoci qui a Super Basket. Allora, abbiamo fatto un'analisi per quanto riguarda la situazione del Roseto nel campionato di Serie A2. Adesso scendiamo in Serie B, andiamo a vedere quello che è successo nel girone C, e anche qui si giocava la 17esima giornata, la seconda di ritorno, quindi vediamo tutti i risultati e poi andremo a vedere la classifica. Allora, i risultati che ci interessano sono ovviamente quello dell'Adriatica Presteramo, che perde di misura il derby al Palelettra contro Pescara 77-75. Si è giocata nel vero senso della parola fino all'ultimo secondo la formazione di coach Domizioli. Poi sconfitta anche per il Giulianova, anche qui un po' di sfortuna perché i giallorossi erano andati avanti proprio nell'ultimo giro di lancette, salvo perdere poi con Corato 77-72. Questa è una sconfitta che involontariamente fa del male all'Adriatica Prestera, ma andremo a vedere tra poco il perché. Sconfitta tonda dopo un primo quarto equilibrato di Campli a Fabriano 90-70. San Severo che si conferma appunto nella vetta della classifica, vincendo il derbissimo a Bisceglie 101-94. Allora, vediamo adesso la classifica. Dopo la 17esima giornata comanda imbattuta San Severo a quota 30, segue Pescara, lo vedete, a quota 26, Fabriano a 22, la Cura Coin che funziona a Chieti che di fatto è rientrata nei giochi, la vedete lì con Senigalli e Bisceglie a quota 20, il Giulianova che nonostante la sconfitta è lì che se la gioca all'ottavo posto. E poi però, dicevamo appunto, la sconfitta dei giallorossi a Corato fa male, perché Corato va a quota
14, adesso sono 6 punti di distanza che il Teramo deve recuperare, lo vedete sempre lì appaiato con Porto Sant'Elpidio, il Campli che chiude sempre con i 4 punti di penalizzazione. Allora, prima di entrare nell'analisi andiamo a vedere il servizio del derby giocato al Pala Elettra tra Pescara e Teramo e poi rientriamo qui in studio. It's just me against the world. Ormai per descrivere la stagione dell'Adriatica Presteramo dobbiamo ricorrere allo stesso leitmotiv, ad un tema che si è riproposto più di una volta, ovvero quello che la squadra se la gioca con chiunque, con prestazioni che vanno anche oltre i propri limiti, oltre ogni oggettiva difficoltà, ma raccoglie poco o nulla. Dire che ad oggi i biancorossi potevano avere almeno 4 punti in più non è sbagliato, ma alla fine parla sempre e solo il campo, e non esistendo il pareggio, chi vince ha sempre ragione. Il derby perso a Pescara a 77-75 è di fatto la fotocopia della sconfitta contro l'Ancona, con i ragazzi di coach Domizioli che hanno dato letteralmente cuore ed anima sul parquet, facendo i conti con rotazioni ancora ridotte all'osso, la cosiddetta coperta corta, contro un avversario forte ed organizzato che, seppur privo di Fasciocco e di Micevic e con un Carpanzano a mezzo servizio, ha comunque dimostrato di non essere a caso la seconda forza del girone. I biancorossi sono rimasti attaccati agli avversari per tutti i 40 minuti, mandando in doppia cifra praticamente tutto il quintetto base, andando anche in vantaggio nella terza frazione e rischiando una clamorosa rimonta nel finale con il tentativo di tap-in sul tiro libero di Aromando a 40 centesimi di secondo. Vedere a fine partita il coach del Pescara Stefano Raiola fisicamente provato dal match e senza voce non può che dare fiducia al Teramo, perché è un segnale che la squadra è più viva che mai e che mette seriamente in difficoltà formazioni al momento nettamente più forti e competitive. Con i complimenti però non si va da nessuna parte, perché il tassametro corre e perché le partite questa volta non prevedono un ritorno ed una conseguente seconda possibilità. Nel post partita il presidente biancorosso Ruscitti ha dichiarato che la società interverrà sul mercato. Bisognerà però vedere quando. La classifica comincia a farsi critica, con Corato che dista 6 punti e con una Senigallia in piena corsa playoff che si staglia all'orizzonte per il prossimo incontro. I ragazzi di coach Domizioli, soddisfatto a fine match, oggettivamente più di questo non possono fare. Un intervento sul mercato a questo punto diventa fondamentale per dare un uomo in più nelle rotazioni e dare soprattutto una scossa a tutto l'ambiente per credere nell'impresa della salvezza diretta. Allora, questo era il servizio della sconfitta del derby con Pescara dell'Adriatica Presteramo. Nel servizio, appunto, dicevamo quando la società interverrà, il presidente Ruscitti l'aveva detto al termine del derby. Jacopo, pare che questo intervento sul mercato ci sia stato. L'intervento è doppio, un giocatore arriverà domani e uno invece giovedì sul secondo al momento. Purtroppo non sappiamo dirvi di più. Il primo è Luca Sebrek, classe 2000, nato a Belgrado ma di formazione cestistica italiana, di 89 kg per 2 metri, quindi una guardia che a Teramo probabilmente giocherà più da ala, un prospetto fisico importante. Chi lo conosce parla anche di un giocatore con delle skills veramente ben educate, che sa tirare da fuori, che ha buon ball handling e che sa giocare con i compagni. Dopo essere arrivato in Italia tramite la Juve Caserta, ha poi completato il settore giovanile con la PMS di Moncalieri, ovvero la squadra satellite di Torino. È uno dei settori giovanili più importanti d'Italia. Se dalla regia siamo pronti, abbiamo recuperato per lui delle immagini delle sue gesta proprio con la PMS qui. Moncalieri, adesso la grafica ce lo evidenzierà alla prossima azione, potremo vederlo un po' all'opera. Eccolo lì che riesce a uscire in angolo. Come vedete, il rilascio è molto rapido, lo fa partire anche dall'alto, quindi diventa difficilmente marcabile, soprattutto tra i pari età, ma ha delle caratteristiche fisiche importanti anche per la B, ha continuità nel tiro. Purtroppo a livello statistico non sappiamo molto, perché ovviamente dei campionati giovanili diventa poi difficile reperirle, ma insomma possiamo immaginare che tipo di giocatore sia. Si qui parla quindi di facciamo Jacopo. Anche conoscenza con i suoi tratti somatici, diciamo. Esatto. Si parla quindi, appunto, dovrebbero essere, lui lo è, insomma anche l'altro giocatore, dovrebbero essere due esterni praticamente. Sì, fondamentalmente è ciò che serve, perché sotto le plance c'è già il recupero di Diomede, e perché poi lì hai perso quello che era in teoria il tuo leader tecnico, che è Marchetti, e va in un qualche modo sostituito.
Se dalla regia possiamo, intanto magari mentre parliamo mandiamo la clip, no? Continuiamo a vedere. Sì, vediamo ovviamente le immagini sia appunto della clip di questo giocatore. E insomma, anche qui risposta c'è stata, forse verrebbe da dire un po' in modo un po' amaro, forse un po' tardi, nel senso che parlando adesso della partita con Pescara, in questo caso voglio far intervenire Marco. Insomma, anche qui la squadra se l'è giocata, con Ancona te la sei giocata, tu lì eri presente. Insomma, non è secondo me una cosa assurda dire con una rotazione in più, non è che la vinci matematica, però se giochi con questo spirito, insomma, se dai quei 5 minuti di riposo in più a un Fabio, a un La Gioia, a Costa, insomma, giocatori che stanno davvero giocando con una media pazzesca, le probabilità aumentano. Questo penso sia logica basilare, insomma. Che sia tardi è sicuro, secondo me, cioè è assolutamente tardi, perché in un campionato come la Serie B, che io continuo a ribadire, ogni partita è fondamentale. È una finale. È fondamentale ogni partita, e alla luce delle ultime due sconfitte, che per quanto mi riguarda sono imputabili solamente al fatto che le rotazioni a 6 in Serie B non sono concepibili. E infatti io personalmente non mi sento di fare alcuna critica alla squadra, anzi, certo, faccio elogi a tutti i giocatori e allo staff tecnico, e invece i miei dubbi a questo punto, che si fanno sempre più forti, riguardano la società, assolutamente, perché al di là della situazione che è attuale, io credo personalmente, soprattutto parlo da tifoso qui in questo caso, e anche quindi personalmente da colui che paga il biglietto, ma esattamente quali sono i piani? Non perché, parliamoci chiaro, non perché io voglia sia il classico tifoso che pretende e basta senza conoscere. Certo. Quello che voglio dire è, secondo me va fatto un po' di chiarezza, perché se andiamo un po' più indietro rispetto alla situazione attuale e torniamo a quest'estate, io mi ricordo, e sono veramente, potrei anche ritrovarla, ma comunque non penso che venga computato, un'intervista sul centro del dirigente Filippelli, che alla domanda quali sono gli obiettivi al roster completo, quali sono gli obiettivi per il prossimo anno, cioè questo tu dici, sì, questo anno qui, rispondeva per il prossimo anno, quest'estate, quindi per, sì, l'anno in corso, certo, rispondeva i playoff come sempre. Io avevo dubbi dall'inizio, però il beneficio del dubbio va sempre lasciato, e adesso delusioni confermate, e ho già l'incertezza già era creata da lì. Poi sono successe tutte le questioni di Pavicevic, Marchetti, che per carità possono capitare, non è che voglio stare a mettere in croce il fatto che un giocatore come Marchetti possa aver avuto un impatto che non ci si aspettava. Certo, non però non anche, rendere, qui, certo, anche qui, io dopo Ancona, anche dopo Chieti si è parlato solamente degli arbitri. Dopo Ancona io ho visto molta gente, molti tifosi che sono andati a dire male parole a Simone Centanni, che ha fatto il suo dovere e ha fatto una grande partita. Io penso che bisogna un po' tutti in generale fare mente locale su quella che è la stagione, e soprattutto essere un po' più chiari con i tifosi per quanto riguarda la società, per dire qual è la situazione. Poi con chiarezza anche il tifoso si adegua, cioè se la situazione è questa, uno lo deve dire apertamente, non può stare ogni settimana a dire ma cioè, siamo, votiamo a 6. Chi arriva, chi parte, finiremo così, come andrà a finire, anche perché la classifica parla chiaro, se dopo la vittoria con Fabriano c'era la possibilità di riaprire il, esatto, discorso salvezza entro la stagione regolare, perché ti eri avvicinato accurato, dopo il turno, lo scorso turno, penso che ormai sia quasi fatta per i playout, nel senso che Corato si è ha portato a casa una vittoria importantissima, tu hai perso una partita che secondo me potevi vincere avendo altri giocatori in rotazione, e ti ritrovi a dover cercare di arrivare quantomeno nella posizione più alta dei playout, perché in tutto ciò vorrei ricordare a chi ci ascolta che i playout di Serie B sono molto particolari quest'anno, non basterebbe vincere il turno con la squadra del tuo girone con cui ti accoppi i playout, perché rischi di andare allo spareggio se la tua stagione regolare non sarà a livello di punti soddisfacente o migliore rispetto a altre, perché ricordiamo che le quattro peggiori
vincitrici del primo turno di playout e per peggiori Inter, quelle che hanno fatto meno punti durante la stagione regolare, andranno a giocare su ulteriore spareggio. Una sorta di Final Four, diciamo, sì, al contrario. È ovviamente. Devo dire una formula infernale, veramente agghiacciante, sadica. Secondo me, comunque hanno deciso di fare così e ne prendiamo atto. Però, scusate, tornando, riassumendo e chiudendo, io personalmente chiedo un po' più di chiarezza alla società per quello che in generale sono le dichiarazioni e per quella che sono le varie situazioni che si vanno creando nel corso di una stagione, anche perché questa cosa gioverebbe a tutti, anche ai tifosi che possono costruirsi delle aspettative coerenti con quella che è la situazione. Jacopo, qui Marco ha fatto veramente un'analisi, insomma, a 360 gradi. Intanto qui arriva un Forza Campli, non penso sia Nicola, perché di solito Nicola si firma. Nicola Arletti, ovviamente, che ci segue sempre, l'ha detto stampa del Campli. Campli, secondo me, è quella che paradossalmente se la gode di più, perché tanto dice: ragazzi, il nostro già l'abbiamo fatto. Sa che quindi proverà a fare un miracolo, gli è stato concesso. Socio, esci le Cheesebox, questo eccolo, già so io. Eccolo, perché lì qualcuno che scrive da un posto dove il basket non è mai arrivato, dove preferiscono il rugby, ma non è questo il punto. È il boia, Andrea Spaziani. È il boia, che ci vediamo domattina con il boia. Dicevamo, fantastico, a Campli sono una situazione paradossalmente buona. Idilliaca, loro hanno provato a fare un miracolo, hanno tutto il tempo di riuscirci, nel senso che si giocheranno, vista la dipartita di Lamezia, come abbiamo detto tante volte, i play-out. E, insomma, guardando le altre pretendenti, questo divario enorme non c'è. Certo. Campi di miracoli ne sono successi più, certo, di uno. E loro sono tranquilli. Il problema è chi parlava di play-off e ora deve fare i play-out. Sul fatto è qui, insomma, esatto, mi dai l'assist, nel senso, Marco ha fatto questa analisi, lui dice più chiarezza, riferito ovviamente alla società. Tuo parere in questo caso? Il mio parere è ben noto. In questo senso, la chiarezza è stata sempre chiesta, raramente la si è ricevuta, a partire da quest'estate, ai numeri che normalmente si usano dare per consuetudine quando si chiude un accordo di sponsorizzazione, al budget annuale, alle decisioni tecniche che hanno portato alla cancellazione di un blocco di 2 anni che era quello con cui avevi ritrovato la Serie B, al mercato in corso, alla scelta di un direttore sportivo a novembre. I punti interrogativi sono sempre stati, le risposte molto raramente, e purtroppo qualcosa pare essersi rotto e la situazione è molto difficile. Speriamo che questi due nuovi acquisti che diamo per fatti a sto giro possano risollevare una posizione che è veramente difficile sotto tanti punti di vista, perché prima di pensare al mercato, prima di pensare ai playoff, prima di pensare poi a una salvezza, prima di pensare alle tante cessioni, innanzitutto bisognerebbe cominciare da inizio anno ad avere un posto stabile e caldo dove allenarsi e non vado oltre. È stato fin troppo chiaro. Allora, facciamo adesso un recap a proposito appunto della situazione, qual è la situazione del girone C di Serie B, andando a vedere il servizio e poi rientriamo qui in studio. Nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B, girone C, cominciano a delinearsi in maniera quasi netta le posizioni a due poli opposti della classifica. Nella parte alta, la capolista San Severo mantiene la sua imbattibilità, vincendo il derbissimo pugliese, nonché big match contro il Bisceglie. Prestazione davvero da prima della classe per i ragazzi di coach Salvemini, con un Rezzano in grande spolvero, che salgono a quota 30 in graduatoria, mettendo ben 10 punti di distacco dalle quarte. Tiene il passo al secondo posto l'Unibasket Pescara, che fa suo il derby contro un'eroica Adriatica Presteramo 77-75. I pescaresi hanno dovuto sudare le proverbiali 7 camicie e sono riusciti ad avere la meglio grazie alle giocate decisive dei giocatori chiave come Leonzio, Poti e Capitanelli. Al terzo posto troviamo Fabriano, che ha vinto in scioltezza contro il fanalino di coda Campli 90-70 dopo un primo quarto equilibrato. All'Eto Milo Giulianova, sul campo neutro di Ruvo di Puglia, non è riuscito il colpaccio in trasferta contro un buon basket Corato. Il 77-72 finale ha premiato i ragazzi di coach Verile, più precisi e freddi negli ultimi 2 minuti di gioco, dopo che i giallorossi, dopo un'esaltante rimonta grazie ad una tripla di Ferraro, al 38esimo avevano ribaltato le sorti del match mettendo il naso avanti 67-68. Tra i padroni di casa, da rimarcare le prestazioni offensive di Marini, autore di 21 punti, e di Stella con 18. In casa Etomilu non sono invece bastati 31 punti di un ottimo Capitan Ricci, autore di una prestazione decisamente convincente. Continua a funzionare invece la cura Cohen in casa Chieti.
I teatini, infatti, hanno battuto in trasferta l'Ancona grazie anche al buon esordio del neo acquisto Franco Migliori. Per Ponziani e compagni è il sesto successo nelle ultime 7 partite. Vittoria per il Nardò sul parquet di Civitanova 61-74, con i pugliesi che mettono punti importanti in ottica salvezza. Successo infine del Senigallia contro Catanzaro 81-63 che, di fatto, mantiene invariata la situazione play-out con Porto Sant'Elpidio e Teramo a quota 8 punti, Catanzaro a quota 4 e Campli che chiude con i 4 punti di penalità. Allora, questo era il quadro appunto della situazione per quanto riguarda il girone C di Serie B. Prego Gianluca dalla regia di rimandare in onda nuovamente la classifica, così andiamo a fare insomma una sorta di analisi di quello che è il momento. Eccola qui. Jacopo, allora direi che si stanno anche un po' delineando le situazioni per quanto riguarda i due, insomma, ecco, i due cosiddetti poli, sia per quanto riguarda le zone alte, sia per quanto riguarda, ai noi, diciamo appunto, del Teramo. Vabbè, Campi l'avevamo già detto dall'inizio, però ecco, il discorso è che bene o male San Severo è sempre lì, ha una costanza tra l'altro incredibile, perché poi vai a vincere a Bisceglia, insomma davvero grande prestazione da parte dei ragazzi di Salvemini. Pescara che veramente, nonostante tre giocatori, comunque ha avuto la meglio di una Teramo mai doma, quindi era una partita difficile anche per i ragazzi di coach Stefano Raiola. Vedete appunto anche lì tutte le altre. Pare, ecco, quello che insomma dal mio punto di vista, ecco, che il Chieti finalmente si sia sbloccato in questo caso, parlando anche dell'altra abruzzese. Chieti si è sicuramente sbloccata e, come dicevamo nel servizio, l'innesto di Migliori non può che portare un cambio di mentalità e un'altra sicurezza all'interno dello spogliatoio e poi anche nei momenti finali delle partite. Pescara è l'unica che sta tenendo il passo di una squadra di A2 senza americani, senza mezzi termini. E Giulianova ormai dire sorpresa è fuorviante, perché il momento difficile è arrivato e forse non è del tutto superato, però è lì in zona playoff. Questo testimonia che avere due individualità importanti in questo campionato fa veramente molto, soprattutto poi se c'è un allenatore di esperienza che sa coniugare con loro la gioventù. E per quanto riguarda invece Teramo, mi permetto di dire che sarebbe stato auspicabile, dopo tutto, che alle due partenze fossero seguiti subito due arrivi, nel senso, non è che i giocatori si trovano subito, ma fai partire i tuoi nel momento in cui hai delle alternative pronte, perché Corato ha avuto un momentaccio a livello di risultati, poi non troppo di prestazione, ma a livello di risultati, e si è riusciti comunque a farla scappare a più 6. 6 punti per te si possono recuperare, o perché Marco l'ho sentito più scettico, l'ha detto, è ovvio che ci puoi credere, però fondamentalmente è possibile, perché anche hai giocato contro grandissimi avversari. Certo. E fondamentalmente ti è mancato l'ossigeno, perché nel girone di ritorno non corri il rischio di essere sottovalutato, ormai ti si conosce e sei stato già affrontato. Comunque comincia a pesare tutto di più nel girone di ritorno, quindi reggi anche un altro tipo di pressione, ti sei scrollato di dosso questa scimmia del non esprimerti in trasferta, e se continui a perderle di 5, prima poteva essere un discorso di chiusura, di mentalità, di esperienza. Certo. Se ci arrivi in 7, tutto questo mi va in secondo piano e diventa un problema puramente di ossigeno, anche perché poi, capiamoci, non è che sono tutte a 7-8, qui sono squadre a rotazioni a 11, chi non l'ha 11 le ha 9, quindi poi arrivare a giocartela è impossibile, però tecnicamente alla fine ci sei. Di conseguenza, con delle aggiunte si può pensare di fare un grande girone di ritorno. Ora, è ovvio che gran parte della salvezza adesso passa da Corato, che è un campaccio, c'è un enorme fattore di tifo e di pressione, e da lì poi, uscendo nei vincitori, si spera con dei giocatori, si può cambiare il campionato, perché potresti ribaltare lo scontro diretto, perché recuperi 2 punti e perché 4 sono recuperabili. Il punto è che erano 4 e potevano diventare 2, e invece abbiamo fatto diventare 6. Diventa difficile. E tra l'altro, andando a vedere adesso il prossimo turno, quindi la 18ª giornata, Jacopo appunto ha fatto riferimento alla partita con Corato, però ecco, bisogna anche qui, ci si deve arrivare tra l'altro con quelle che sono state definite dallo stesso capitano dell'Adriatica Presteramo, praticamente adesso ci saranno 3 finali. La prima, vedete qui insomma le partite, innanzitutto il Giulianova che ospita il Porto Sant'Elpidio, e qui gli occhi dell'Adriatica Press pure saranno puntati ancora una volta a quelli dei cugini, insomma la partita dei cugini. Chi l'avrebbe mai detto veramente, perché qui davvero è sorriso amaro, ovviamente si fa dell'ironia, della sana ironia. Campli che ospita Catanzaro, e anche qui un occhio, e chissà che non arrivi la prima.
E qui no, assolutamente, anche perché insomma Campi, ricordiamo, prende sì dei passivi, però ecco, con Civitanova ha perso di 5, con Fabriano se l'è giocata molto bene nel primo quarto, Fabriano che è terza in classifica, quindi davvero concordo con te, chissà che non possa arrivare la prima per i ragazzi di coach Tarquini. Teramo, Marco, ospite in casa, finalmente si torna al Palas Capriano dopo l'esilio al Palacolle della Radichieti, ospita però una squadra che secondo me è molto in forma, Senigallia. Senigallia che tra l'altro è in piena corsa playoff. Io ripeto, ovviamente bisogna vincere, perché adesso è inutile fare insomma giri di parole. Il tuo punto, ecco, la tua previsione su questa partita, soprattutto anche una sorta di analisi sull'avversario, ecco, secondo te è battibile oppure è un'impresa molto molto complicata? Allora, ricollegandomi a quello che hai detto tu poco prima, io sono un tifoso scettico per natura, però cercando di recuperare razionale, l'oggettività, diciamo, certo, tutta l'oggettività possibile, dico che l'avversario è ostico, però lo era anche Fabriano. Certo. Ed è stata battuta, quindi io, nonostante il mio scetticismo, non voglio dare troppa sfiducia a una squadra che comunque lotta e dà tutto in campo, e quindi cerco di essere il più ottimista possibile. C'è da dire che i precedenti parlano chiaro, nel senso che anche una Senigallia non ha mai dato l'impressione contro Teramo di essere la classica big che può tentennare per questioni di accoppiamenti, anche mentale, perché poi certo, tu quando sei una grande che magari sempre contro la stessa fai fatica, ti viene una sorta di blocco mentale da paura di non riuscire a battere una squadra che sulla carta è inferiore a te. Io quindi cerco di essere il più ottimista possibile, rimanendo realista sulle differenze tecniche in campo, e soprattutto io purtroppo, anche perché l'ansia di questo campionato, che comunque non vede Teramo messa particolarmente bene, io sono già con la testa in parte alla settimana prossima, dove c'è un turno infrasettimanale. Pensi già con Catanzaro, insomma. Con Catanzaro e Porto Sant'Elpidio. Esatto, poi certo, domenica. Tra due domeniche contro Porto Sant'Elpidio, tra una settimana di fuoco, che definire cruciale sarebbe un eufemismo, certo, però prendiamo una partita alla volta, e quindi pensiamo testa a Senigallia per ora. Assolutamente. Allora, siamo arrivati al secondo break, quindi al nostro secondo time out, fascia pubblicitaria, e poi ci rivediamo di nuovo qui con Super Basket. Bene, di nuovo qui a Superbasket. Allora, adesso andiamo a vedere quello che è successo per quanto riguarda l'Eurolega. In questo caso si giocava la 19esima giornata, eccoli qua tutti i risultati. Ci sono state praticamente c'è stata una sola vittoria esterna, quella dell'Fenerbahce contro il Gran Canaria, che nonostante lo scarto di 18 punti, insomma, la squadra di Obradovic ha sofferto contro gli isolani spagnoli. Poi tutte vittorie in casa, lo vedete, innanzitutto la vittoria del Buducnost contro il Real Madrid, e dopo il Cesca, insomma, i montenegrini fanno un'altra vittima illustre. La sconfitta, questa pesa, dell'Olimpia Milano contro il Baskonia, era di fatto uno scontro diretto in classifica. L'Olimpia adesso è fuori momentaneamente ovviamente dalle prime 8 dalla zona playoff, e vedete appunto che hanno vinto tutte le altre. Allora, io partirei da Milano con Jacopo. Questa insomma è una sconfitta che fa male, perché ecco, Milano poi tra l'altro era stata avanti, praticamente il Baskonia ha messo la freccia all'ultimo. L'abbiamo detto più di una volta, questo Baskonia insomma deve sempre mettere i bastoni tra le ruote, che poi senza nulla togliere ovviamente alla squadra spagnola. È un merito essere questo tipo di Mina Vagante, è un merito con un budget che con le altre non c'entra molto essere in zona playoff. Milano deve un attimo guardarsi bene in casa, perché i difetti di, come dicevamo anche fuori onda, i difetti di Pianigiani cominciano a rivenire fuori prepotentemente. Prima cosa che mi viene in mente è tenere effettivamente Gudaitis in una giornata che direi negativa e eufemistico in campo per, mi sembra, 31 minuti. Sì, ha insistito molto con Gudaitis, insomma, alternative ne ha. Quindi insomma, per dire la prima cosa, insomma, questo certo, modo di fare molto estremo che ti porta a fare una grande striscia positiva inizio campionato, ma a fare molto fatica ad uscire da questo negativo ad oggi. Sicuramente lo aiuterà l'ultima firma molto molto pregevole di Milano, che è quella di James Nannali, ex Avellino ed ex Houston Rockets. Ecco qui la classifica. Che si è portato ha portato il suo contratto al Forum dopo una storia abbastanza simpatica con gli Houston Rockets, che dovevano necessariamente tagliare un giocatore per firmare Farid dopo che si era liberato da Brooklyn.
però prendere Menimol gli è costato Nannali, in quanto volevano allungare il suo contratto, che era un 10 day, ma non potevano per la chiusura per il Martin Luther King Day. Quindi il povero James si è ritrovato, non per voglia della sua squadra e non per demeriti, fuori dall'NBA. Si rifarà un nome a Milano, potrà sicuramente riprovarci perché l'età è dalla sua parte, però resta un grandissimo innesto per una Milano che dovesse fallire anche con questo acquisto e anche quest'anno i playoff. Ma tanto è successo già altre volte, dovrebbe prendere provvedimenti, ma difficilmente lo farà ai piani alti. Un punto flash, insomma, Marco, per quanto riguarda invece, ecco, la situazione in generale. Abbiamo visto, insomma, avevi anche accennato che ne volevi parlare, la bella vittoria dei montenegrini del Budućnost contro il Real Madrid, e ne ha approfittato il Fenerbahce per mettere altri due punti di distacco dai campioni d'Europa in carica. Insomma, il Budućnost l'abbiamo visto anche prima in classifica, è penultimo, però insomma ha vinto poche partite, ma due sono state pesantissime, perché ha fatto fuori praticamente corazzate vere e proprie come CSKA e Real Madrid. Esattamente, io due dati rapidi: primo, seconda vittoria consecutiva per i montenegrini e il Budućnost, che vengono trascinati nello specifico in questa seconda partita dai due nuovi acquisti, che sono Norris Cole, che arriva da Avellino per le note vicende societarie dei campani, e soprattutto da un giocatore che di campione NBA, esatto, se vogliamo, uno degli arcieri di LeBron, assolutamente, e da un giocatore che prima di tutto è un classe 2000, e sto parlando di Goga Bildadze. Per gli appassionati che ci seguono, segnatevi questo nome, classe 2000, e io mi sbilancio nel dire che per la squadra nella quale si è formato, che è il Megalex, che è una squadra, una delle realtà assurde del basket dei Balcani, una squadra di uno dei procuratori più influenti del basket europeo, che ha creato questa squadra dove gioca nella ABA Liga, quindi nella Lega Adriatica, sì. È fatta solamente da ragazzi del classe 99-2000. Questo Goga Bildadze è iniziato in questa squadra, è andato al Budućnost perché si è fatto valere, e già ha messo a segno, se non sbaglio, 20 punti e 13 rimbalzi contro il Real, però non vorrei, insomma, dire. Fallo contro il Real, verrebbe da dire. E soprattutto ha tenuto i lunghi del Real, quindi diciamo Ayon, Felipe Reyes, espertissima, certo. Ha delle percentuali molto basse dal pitturato, che hanno portato anche al minimo storico di punti del Real segnati da quando l'Eurolega si chiama così, che è 60. Quindi io invito a segnarvi il nome di Goga Bildadze, perché potremmo ritrovarlo in futuro anche in ottiche oltreoceano. E staremo a vedere. Allora, adesso ci lustriamo un po' gli occhi, andiamo a vedere insomma la top 10 per quanto riguarda la 19esima giornata di Eurolega, e poi parleremo di NBA. Crocker on the crossover, step back, takes on the two, it falls well short. Crocker just 2 of 7. Here goes Vezenkov, rejected by Gill, who looks to be down hurt. Anthony Gill making a big effort to get back on defense, but then may well have hurt his groin here. He's back on his feet and seems to be moving okay now. A 1-point contest. Bill Dawson, a point! With the dog again, it's the same play we saw earlier on the out of bounds with Joe. Roll in the lane, his shot blocked by Oriola. Diaz is stripped from Barcelona. Pass ahead! Hertel, his shot is blocked by Kendrick Ray. Kendrick Ray is going to play volleyball here. Nearly there for Gabriel Deck, who manages to get the throw down. Deck is one of the high efficiency operators. Strawberry dumps it down for Sechi. Beautiful pass, and what a throw down from Monsieur Tilly. Goes finds a crease. Oh, and then Patate comes up with the rejection. There's the defensive play from the 19-year-old, who is going to be a star.
here's Hillier looking for some room. This time Gerald's trying to return a favor, and he does defensively. And Gerald wants to take it on the run. He's got Gudaitis on the right. And oh, Gudaitis takes off and throws it down. What a play by Gerald's making the defensive stop. 14-point lead to the home side. Gabby Deck tries the spin move. Nothing doing. Under pressure again. Cole brings away the loose change. Rejected absolutely brilliantly by Jeffrey Taylor. What a defensive play. They need something, Real Madrid. Will that Taylor provide the spark? Lazic wants to clear out. Wants to try and go at Black, and he lost it. Just a difficult turnover. The alley-oop to Black! Pretty play by Wilmekin! And Tarik Black is telling Jakub Blažić all about it. Mitoglou blocked off by White, who runs the floor emphatically. Sir! Oh! Hold on to your head! Walton Jr. all the way up to Aaron White to climb the ladder to the loft. Allora, questi erano appunto gli highlights, la top 10 per quanto riguarda l'Eurolega. Allora, prima di andare nell'NBA abbiamo dei messaggi, insomma, che ci sono arrivati dalla regia, che la regia può mandare in onda. Il primo: ma Salamina e Nolli non potevano servire? Beh, qui ce lo siamo detto più di una volta. Potevano non servire qualcosa di molto di più, considerando anche la loro volontà di rimanere a Teramo a certi termini, ma sono state fatte altre scelte. Si è optato per una rivoluzione che al momento non ha portato i risultati sperati. Rientro ovviamente nelle scelte societarie. Quello che posso dirvi è che sono state scelte prettamente tecniche. Vediamo adesso se ci sono appunto altri messaggi. Buonasera, Mercato Adriatica Press, grazie. Vabbè, questa praticamente abbiamo risposto. C'è Sebrek e ce n'è un altro sul quale non sappiamo molto altro, ma sarà sempre un esterno. Quindi ricordiamo appunto che ci saranno due esterni. Continuiamo a vedere i messaggi e vi ringraziamo ovviamente che ci seguite. Ciao Lorenzo, non è un commento pertinente al basket, ma ero solo e sono ancora un grande fan di Resca. Qui si sta parlando di musica praticamente. Ringrazio ovviamente il fan, e tempi andati ormai, qui operazione nostalgia in atto. Ti sei ripulito. Anche io sono un grande tra l'altro fan. Marco, esatto, è un grande, anche grande lui. Fan e possessore dello specchio e vanità. E qui secondo me, qua insomma ti inizi a sentire un po' che gli anni passano, ecco. Ha gli occhi lucidi. Ho gli occhi lucidi, sì, esatto. Allora vediamo se c'è un altro messaggio. Grande Milano, bene così, Pianigiani out. Piangigiani. Io ricordo Ernesto Ciafardoni, veramente. Si è liberato. Sì, è vero. Ne aveva bisogno, esatto, esattamente. Allora, abbiamo finito appunto con i messaggi e vi ringraziamo ovviamente sempre per interagire con noi. Andiamo a vedere quindi quello che è successo nella notte NBA. Ci sono state insomma tante partite, c'è anche un anniversario molto speciale, molto, molto particolare. Ma partiamo con la prima clip, quella tra San Antonio, andando a vedere appunto quello che è successo tra San Antonio e Los Angeles Clippers. Vittoria dei Clips di coach Doc Rivers, 103-95, e questa, Jacopo, insomma una grande vittoria, nel senso, perché anche qui era una sorta di scontro diretto attualmente per anche la miglior posizione nei playoff. Vedete intanto qui le immagini, una bella vittoria per Doc e compagni. Sì, loro sono chiaramente una squadra costruita da Jerry West, nel senso che hanno rifiutato completamente l'idea di tankare dopo l'aver rinunciato al progetto che li aveva portati per due volte a essere molto vicini alla Western Conference Finals, ma Clips gonna be the Clippers, non potevano mai farcela, erano stati due vantaggi 3-1, in quanto sono i Clippers, direbbe l'avvocato. Comunque dopo le partenze di Paul, Griffin e Jordan, hanno optato per delle scelte al draft più basse, che però hanno portato un giocatore di qualità come Shai Gilgeous-Alexander, che mi ricorda, Mark, da dove viene? Non me lo ricordo. Ah sì, Kentucky. Uomo di Calipari, sì. Uomo di Calipari, e poi a prendere anche contratti pesanti, ma di giocatori più che funzionali. Mi viene in mente Bradley e Harris, che sono in una delle loro migliori stagioni da quando sono nella Lega, specialmente Tobias, la scoperta di uno degli uomini di Doc più classici, se vogliamo, un erede moderno di Perkins, che è Montrezl Harrell. E poi al Gallo, che sta ben figurando la sua miglior stagione al tiro da quando è nella Lega.
per arrivare poi anche ad altri giovani molto molto interessanti, con lo spazio salariale che hanno, per quanto ce ne siano di più, però comunque giocare lei non è una cattiva idea per nessuno, e con un GM che ha costruito oltre ai Lakers poi questi Warriors qui, per poi lasciarli era diventato troppo facile evidentemente. Il futuro è solo roseo. Bello l'abbraccio tra Pop e Doc. Sono due pietre miliari del gioco. Esatto, assolutamente. Allora, anniversario importante, perché sono praticamente, ricorre insomma l'anniversario dei 13 anni da quella famosissima partita in cui Kobe Bryant ne fece 81 ai Toronto Raptors, era appunto il 22 gennaio del 2006. Mark, qua andiamo a vedere, insomma, ci andiamo veramente a lustrare gli occhi, a breve faremo anche partire la clip, sono quelle prestazioni leggendarie a dire poco, la seconda dopo i famosi 100 punti di Will Chamberlain, che non sono documentabili purtroppo, quindi non possiamo vederli, soltanto chi l'ha visto dal vivo ha avuto questa fortuna, Kobe invece insomma l'ha visto il mondo intero, davvero era doveroso ricordarlo perché insomma è una delle leggende viventi a dire poco del gioco, fa parte veramente del GOTA, insomma, dove stanno in pochissimi. No, assolutamente era doveroso ricordare questo avvenimento, e io ricordo l'anno dell'addio di Kobe, che annunciò l'addio Kobe Bryant, fu fatto uno dei tanti sondaggi se i tifosi preferivano più Kobe Bryant numero 8 o Kobe Bryant numero 24. Io mi sono esposto sempre per il numero 8, principalmente per questa partita. Oltre al fatto che comunque io ho sempre tra i primi flash ricordi di quando ero ragazzo, il Kobe Bryant di inizio 2000 con l'afro, certo, la fascetta, Frobby, che esatto, che martellava i poveri Sacramento Kings. Tornando a questa partita, ricordiamo che le premesse erano di una normalissima partita di regular season, neanche vero, troppo emozionante, che invece, come disse l'avvocato, pensato, servivano avversari conniventi, esatto, ha pensato a il povero Jalen Rose che ora prova anche a millantare. La piccola curiosità è che ci sono dei poveri Raptors, ci sono presenti tre giocatori che hanno fatto parte della storia recente, anche meno recente, del cammino italiano, come Mike James, per dirne uno, che non era assolutamente grandi minuti, Pop Sow, che alcuni tifosi ricorderanno, visto a Rieti, a Rieti e a Milano, esatto, e Red Rocket Matt Bonner, grandissimo, che molti... visto anche al Palace Capriano, esatto, visto anche al Palace Capriano, che al contrario di questi ciarlatani avrebbe anche un po' di anelli, perché tutti ricordano, esatto, per esperienze di San Antonio, di titoli vinti, ma che in realtà si è giocato una finale di promozione a 1 con la Sicilia Messina contro l'allora Sanic Teramo Basket. E qui insomma i sospiri sono tanti, intanto vediamo Kobe davvero, quello che più ha affascinato poi è stata sempre la cattiveria sul campo di questo giocatore, non a caso se ti chiami Black Mamba un motivo ci sarà, Iago. Io sono cattiveria ovviamente sportiva, ovviamente quando è andata in scena questa non so come definirlo, questa roba aliena, il sottoscritto aveva, se non vado errato, 4 anni, 10? Nel 2006 non ne avevo 9, perdono, hai ragione tu, non l'avevo messa più indietro. Dunque, ovviamente ho questo flash di un 8 che va da tutte le parti senza capirci molto altro. Ma poi leggendo e crescendo, sono venuto a sapere del post, di quello che è successo dopo la partita, con lui che all'intervallo, durante un discorso anche abbastanza nervoso di Phil Jackson, che non apprezzava un po' l'approccio, è stato 15 minuti con un asciugamano in testa e la testa bassa senza aggiungere nulla, e poi del suo rientro con non tanto Phil Jackson, che ha detto in tanti anni di carriera non avevo e non ho più rivisto nulla del genere, e questo qui avrebbe allenato Jordan a Salt Lake City, sono due cose ovviamente molto diverse, di valore diverso, ma che ti fanno capire molto della personalità, e in realtà di Tex Winter, allora coordinator dei Lakers, e Kobe rientrando, l'unico che non era estasiato dalla visione di quel Kobe era proprio Tex con la sua lavagna, e Kobe, in una delle cose più Kobe di sempre, ebbe solo a dirgli sorry for your triangle, man. è la cosa più comica, è tutto il Bryant che c'è in Bryant, assolutamente, da un fenomeno, da una leggenda vivente quale è stato appunto Kobe Bryant. Marco, parliamo un attimo, apriamo una finestra nel college basket, perché parliamo di un prospetto che viene da tutti indicato, ma da tutti inteso proprio tutti, parliamo anche di giocatori
incredibili come Scottie Pippen, ma non solo, eccolo qui, è Zion Williamson, giocatore di Duke, quindi con Coach K. Ti fermo un attimo, Lollo, sì, per far capire meglio di chi parliamo. Due, esatto, metri di altezza, ok, 132 kg. Esatto. Quindi, e se li porta a spasso come state vedendo. E tu hai detto bene, è praticamente una Jeep, quattro ruote motrici. Sì, ricerca di Sport Science, nulla di, certo, di millantato, insomma. Lui che ti viene addosso se provi a prendergli uno sfondamento, è una Jeep a 30 all'ora. Pazzesco. Insomma, dicevamo, Marco, prospetto praticamente indicato da tutti come sicura prima scelta del prossimo draft, addirittura Pippen che gli ha detto: guarda, figliolo, fossi in te, starei fermo, non rischi gli infortuni, ti alleni. Cioè, non è la prima volta, perché anche Jacopo diceva nel football lo fanno, però ecco, insomma, io direi, speriamo, ecco, che non, come dire... No, lui ha già smentito, non lo farà mai. Che non deluda, no, nel senso, oltre a non smettere, che non deluda le aspettative, pare di no, perché poi lì ci vuole... Vediamo. Insomma, testa pare che ne abbia, nonostante sia davvero un ragazzino, ma, ripeto, per un discorso che ci vogliono soprattutto, ecco, altri punti di riferimento. LeBron è ormai nella sua terza parte di carriera, sta vivendo la terza età cestistica, ci serve, di fatto, ecco, anche un ricambio su... nuove figure, ecco, ovviamente non diremo che sarà un nuovo LeBron, però insomma, se gli addetti però lavori... Steve Kerr l'ha detto, esatto, quindi, se gli addetti lavori lo dicono, qualcosa, insomma, più di noi un minimo ne capiscono, ecco. No, ma allora io mi sbilancio, ma non perché mi sbilanci. Mark, io fammi ti presentare, tu col college basket hai avuto a che fare. Sì, insomma, io in passato, quando collaboravo per un Basket Inside, ho avuto un anno in cui mi sono occupato esclusivamente di college basket, e quindi vi posso assicurare che tra le aspettative che si hanno per i classici prospetti di cui si sa già anni prima cosa tipo faranno lui e dove andranno, quello che sta suscitando questo ragazzo non lo si vedeva veramente, ecco, dal famoso 2002-2003, esatto, di LeBron con St. Vincent, St. Mary. E io mi limito, di sento un pochino, mi permetto di dissentire dal parere di Kerr sui paragoni, perché ok, a livello di aspettative siamo simili a LeBron, però se ne facciamo un discorso puramente tecnico, io dico solo due nomi per i nostalgici del 90, Charles Barkley, ecco, come stazza, con però va un po' l'elevazione più di Sean Kemp, ecco, con l'elevazione di Sean Kemp il cocktail diventa interessante. Sì. Sì, e lui giustamente per tornare, e poi si dimostra anche un ragazzo giudizioso, intelligente, perché ecco, alla provocazione di Pippen, esatto, ha risposto anche che io non abbandono i miei compagni. Sto dominando la scena, però devo anche ringraziare Duke e un certo coach Mike Krzyzewski, a cui è dedicato non per caso il passito di Duke e non per caso l'allenatore della nazionale americana, certo, quindi io devo molto ai miei compagni e al mio coach, e quindi non ho assolutamente intenzione di fermarmi, anche perché penso che si diverta comunque a fare assolutamente, ma poi giocare è la cosa che oggettivamente, esatto, ti forma di più per un giocatore, esattamente, non è il primo a uscire da Duke. Esatto. Ultimo appunto che mi sento di dire è che io, osservando l'inizio stagione, osservando anche Duke, che ha anche per onor di cronaca anche RJ Barrett, figlio di Rowan Barrett visto a Cantù, e anche Cam Reddish tra i tre giocatori che potrebbero avere potrebbero essere nella top 3 del prossimo draft, discreto reclutamento. Già Morant permettendo e discreto reclutamento da parte di Duke quest'anno. Comunque, al di là di questo commento, io personalmente credo che dopo un inizio nel quale dominava contro squadre non di prima fascia e perdeva contro squadre come Gonzaga, cosa che è successa anche più o meno fino a ottobre-novembre, la vittoria contro Virginia, miglior difesa di tutta la Division 1, quindi di tutto il basket universitario, sono arrivati 30 punti, quindi massimo della carriera universitaria, e vittoria di Duke, quindi Basandir, quindi, quasi, esatto, quindi ha dimostrato anche di essere decisivo con squadre che quantomeno hanno possibilità di provare a fermarti, quindi. Una sintesi, Jacopo, sempre riferita appunto a Zion Williamson, quindi dopo tutti questi ragionamenti appunto il discorso è: c'è ancora speranza, nel senso di poter vedere un nuovo punto di riferimento, in questo caso della Lega, un futuro nuovo punto di riferimento. Effettivamente era qualche draft che il primo giro era carico, certo, di tanto talento, però di non tanti è mai giocatori uscito, esatto, ricercati, però il game changer mancava da un bel po'. Ora, per game changer si può anche includere un giocatore che non fa girare i suoi mixtape da 4 anni, ovvero da quando ne aveva 14, e che sai che poteva arrivare a questo punto. Zion è veramente uno che passa, prima si sarebbe detto ogni 50, visto il draft di LeBron, ora diciamo ogni 20.
però è qualcosa di Williamson benissimo. Allora, permettimi di dire che al Costa Verde i rimbalzi non li prenderebbe né Williamson né Tristan Thompson, perché c'è la versione bianca, ma neanche troppo bianca, di Tristan Thompson, che è Tommaso Marcone. Ah, forse lo conosco. Dovresti conoscerlo. Forse sì. E forse anche forse. Il messaggio oppure del suo compagno di merende. Vabbè, sono due sopravvalutati che fuori da quel campo poi fanno fatica. Saranno leggibili per il draft. Ma uno ha provato con i Celtics, poi ha visto Wanamaker e ha detto: tu già mi hai stufato a terra, ma non ti voglio vedere più. Tornando un attimo a Zion, tornando serino perché non ne sono mai stato capace, è molto... Vabbè, non ne voglio parlare perché io sto perdendo qualsiasi tipo di partita cercando di prenderlo con lo stemma che vedete qui. La speranza è quella che, lo prenda Chicago. Le altre due candidate sono New York e qui anche Mark lo vedo silenzioso, non capisco perché, ma io sono rifiuto qualunque tipo di tanking, penso sia una curiosa evenienza, un tifoso dei Knicks che dice non questo, una curiosa evenienza. Mento sapendo di mentire. Oppure Cleveland, che avrebbe anche un attimo stufato a prendere prime scelte. Detto questo, c'è Ja Morant che è un play. Saluto a tutti da Bellante Station, che è un pezzo, sia uno dei sobborghi vari di Teramo City, insomma, non è della downtown. Un album dell'Urban agli 80 londinese, se non esatto. Tornando al basket, c'è Ja Morant che è un playmaker veramente interessante, con grande tiro, grande capacità di passaggio in aria, questo è un fondamentale che ora si cerca anche di allenare. E con grande tiro da tre c'è Reddish, che abbiamo visto con Duke come Barrett, ce ne sono tanti. Il punto è che come lui veramente da LeBron non penso serva aggiungere altro. E vediamo, staremo a vedere. Io direi di chiudere qui davvero, perché poi l'affare si farà interessante e staremo a vedere davvero dove andrà a finire Zion Williamson. Allora, siamo arrivati davvero ai saluti finali. Io ringrazio di cuore Marco Di Egidio, grazie Marco. Grazie Lorenzo, grazie Jacopo, grazie a tutti. Un saluto da parte del socio. Ci siamo dilungati un attimo, spero Gianluca ci perdoni. Una buona serata a tutti. E ci perdonerà ovviamente Gianluca in regia. Allora chiudiamo come sempre con gli highlights della notte NBA e ridiamo appuntamento come sempre martedì prossimo alle ore 21. Buonanotte.